È davvero un piacere, un onore avere qui amici, colleghi e traduttori di Fontini in francese. Qui alla mia sinistra, Giulia Canin, Benoît Cazaz e Martin Poeff, che sono rispettivamente traduttore, editore e autore della postfazione. Di una bellissima versione in francese di Foglio di Via, il primo volume di Franco Fontini. È un grande piacere anche perché, oltre a parlare di questo libro, avremo anche l'occasione, credo e spero, di riflettere su Fontini poeta, su Fontini saggista, vedremo adesso perché, anche alla luce della sua collocazione nel mondo. Un modo di parlare, di riflettere comunque anche su un altro bel libro fortiniano, tradotto dalle stesse edizioni di cui Benoît Cazaz è direttore. Franco Fortini, La conscience aux extrêmes, scritti sugli intellettuali, a cura di Andrea Cavazzini, che è una scelta molto ampia, appunto dal 44 al 94, l'anno della morte di Fortini. Di testi critici significativi. L'editore da cui escono questi volumi è uno degli editori che negli ultimi anni almeno è tra i più attenti e vivaci alla traduzione delle opere letterarie italiane, Se si può accendere anche la serie specificamente di macchine, è tutto questo. poesia italiana. Oltre a classici, diciamo, come lo stesso Bottini, con Vittorini, eccetera, presso l'editore russo sono usciti anche autori più recenti, penso a De Angelis, Valduga, anche da inglese, quindi molto contemporanei nel senso più stretto del termine. I nostri ospiti, presento. Ovviamente, Giulia Canina, appunto, responsabile della Biblioteca di Cose Contemporanee del Centro Internazionale Poesia di Marsiglia, e chef d'édition di dispositivi a rendezvous a bibliothèque nella struttura Metropole Aix-Marseille Provence, ed è stata responsabile delle collezioni letterarie e dei fondi della Biblioteca Intrasmissaria Selfie. Benoît Cazaz, editore, lo abbiamo già detto, ma anche poeta e anche fotografo, se non dico male, autore di almeno 8 libri di poesia e direttore di questa impresa editoriale, meritoria, coraggiosa e credo davvero tra le più vivaci e interessanti rispetto al teatro della letteratura contemporanea. Dai. E Marco Erato, che è un creatore di turno, è qua che se non vado errato, l'ultima volta in cui è stato coinvolto nelle iniziative senesi è stata l'occasione di attuarne la partecipazione all'Extrema Ratio, che per diversi di voi riguardano anche i dottoranti meno giovani, diciamo, probabilmente hanno visto nel 21. Un bel incontro su letteratura e medicina intorno all'opera di Shostakovich. Martin è critico, traduttore ed è docente, è professore di letteratura del Settecento, di letterature comparate a Ginevra, traduttore di Alten, di Agamben, di Innsbruck, di Danzotto, curatore dell'opera come di Guido Mazzoloni e di altri, curatore delle opere di Pavese per Gallimard e per la stessa casa editrice, anche via di curatela di traduzione delle opere di Cavour. Quindi c'è la Verdier, un'altra storia collana che era da specializzata in letteratura italiana. Grazie e riporto. Saluti a nome del Centro Fortini, qui rappresentato oltre e prima che da me anche da Luca Lenzini, coordinatore del centro.
Secondo la scritta che ci siamo dati, cedo volentieri la parola a Benoit Casas, seguiranno poi Giulia e sull'intervento a Chielo. Grazie. Cedo questo microfonino. Innanzitutto vorremmo ringraziare Nicolo Scaffali e Guido Massoni di Università di Siena per questo invito. Cercherò attraverso un rapido percorso dei quattro libri tradotti e pubblicati in Francia, in particolare dei due titoli pubblicati dalle edizioni di indicare i punti salienti di un'attualità fortissima. Attualità non nel senso di visibilità, anche se questa è crescente, come lo testimonia il fatto che ci siano state due pubblicazioni recenti in Francia, Leçon sur la traduction, pubblicati dalle belle lettres, e un volume collettivo di testi critici, Franco Fortini, Le contraddictions de la forme, edito da Mimesis. Attualità non nel senso di visibilità, quindi, ma di una necessità del pensiero della figura di Fortini oggi. Azione che riassumerei con una formula dicendo oggi ci vuole Fortini. Le circostanze del mio incontro con Fortini non sono molto originali. Anzi, sono verosimilmente tipicamente francesi, perché legate al film di Jean-Marie Straub e Daniel Bullier, Fortini Cani. Film girato a partire da estratti dei cani del Sinai, letti da Fortini stesso. Fortini è completamente sconosciuto dal grande pubblico in Francia e da quello che riguarda le sfere intellettuali e culturali. L'evocare il suo nome, se incontra un eco, si tratterà spesso di reazioni del tipo a cui scrive Bullier. L'associazione è molto limitante, ma non meno significativa. Dopo questo film c'è la pubblicazione del libro, nel 79, Le Chien du Sinai, nei cahiers du cinéma e le edizioni Albatros. Primo libro, quindi tradotto in Francia, è completato da una sorta di dossier. Retrospettivamente, questa relazione di Fortini a Straub è rilevante per diversi motivi. La forte dimensione ascetica, la stessa rivendicazione di un certo comunismo, ma anche la manifestazione di una forma di intransigenza. Questa intransigenza e innanzitutto, in Fortini, un'intransigenza verso se stessi, inflessibili solo con noi stessi e non con gli altri. Ed è a volte spinta fino ad un punto abbastanza sorprendente. Penso per esempio a questo passaggio della poesia Traducendo Brecht, tratto da Una volta per sempre, in cui possiamo leggere a quelli dei nemici scrivi anche il tuo nome. E questa intransigenza si manifesta anche in entrambi con l'espressione dell'ira, di un'ira politica. La rabbia politica di Straub, in particolare nei dibattiti a seguito delle proiezioni dei loro film, era memorabile. E Fortini ha detto dei cani del Sinai che era un libro scritto con ira a muscoli tesi, con rabbia estrema. 7 anni dopo, nell'86, c'è la pubblicazione da Tiberot di Une fois pour toutes, prima e unica traduzione di un libro di poesie di Fortini in francese fino all'anno scorso. Il titolo trae un po' un inganno. Non si tratta di una traduzione del libro Una volta per sempre, ma di un'antologia di poesie tradotte da Bernard Simeon e Jean-Charles Veillant. Il lettore francese può scoprire Fortini attraverso la selezione
di una cinquantina di poesie tratte della sua opera Da foglio di via al paesaggio canterbello. Il libro si conclude con un dialogo tra Rémy Roche e il poeta. In seguito, Fortini scompare a lungo dal campo editoriale francese. Nessun libro pubblicato dall'86 al 2019 fino alla Conscience Extrême, pubblicato dalle Edizioni Nous, che dirigo con Patrizia Arsène. All'origine di questo libro c'è l'impegno di Andrea Grassino, che in un primo tempo ci ha proposto un portrait di Franco Fortini per la rivista Fire nel 2014. E grazie a questo testo che ho cominciato a misurare l'importanza e la vastità dell'opera teorica di Fortini e che ne ho incominciato una lettura metodica. Grassini ha scritto: le interrogazioni sollevate da Fortini domanderebbero con urgenza un lavoro di trasmissione. L'edizione e la traduzione sono due aspetti di questo lavoro di trasmissione che noi cerchiamo da allora di portare avanti. La conscience d'estrême non è la traduzione di un libro di Fortini, è un libro composto da Andrea Grassini. Si tratta di una scelta di 7 testi prelevati dai suoi saggi, qualificati dal suo titolo, écrit sur les intellectuels, e scaglionati dal 44 al 94, anno della morte dell'autore. Questo titolo, La conscience d'extrême, è la ripresa di un'espressione che si trova nell'ultimo testo scritto da Fortini, pubblicato dal manifesto l'indomani della sua morte, con il titolo Cari Medici, in cui possiamo leggere: bisogna spingere la coscienza agli estremi. Fortini è rimasto fino all'ultimo un uomo non riconcilié, per riprendere il titolo di un altro film di Spoverino. Ma quello che lo distingue è ciò che chiamerei la radicalità subtile del suo pensiero. La radicalità è troppo spesso univoca o persino certa. Quanto alla finezza intellettuale, se non è orientata, può trasformarsi in un intellettualismo vuoto, in una virtuosità priva di scopi. Con Fortini abbiamo sia la fermezza dei principi, sia la delicatezza analitica. La mia ipotesi riguardo a questa idea di radicalità sottile sarebbe di dire che la pratica della poesia che permette a Fortini un affinamento della lingua teorica. Lui stesso evoca in un giorno o l'altro il sogno e il desiderio di una prosa che avesse, oltre alla brevità, la capacità di comunicazione estrema che hanno le poesie. E mi sembra che sia proprio grazie all'intensità dell'esperienza della scrittura di poesia che può, nella sua prosa, avvicinarsi a questo sogno. Ci stava particolarmente a cuore, dopo aver praticato il libro di saggi, di mettere in luce l'altro aspetto centrale dell'opera fortiniana. L'abbiamo quindi affrontato con Foglio di via, diventato Fedoru, tradotto da Giulia Camin e pubblicato da Edizioni Nous nel 2022. Se dovessi cantare il libro con una sola frase, citerei l'autodizionario degli scrittori italiani. Il comunismo di Fortini è la poesia della esistenza in lotta con la storia e quindi con la propria medesima alienazione. In un certo senso, quasi tutto Fortini è già presente in Foglio di via. Il comunismo qui non è ancora esplicitato, ma in ogni caso ci sono già sia l'intensità e la sovranità della lingua poetica, sia la tensione etica che caratterizzerà anche i suoi interventi politici. Per ciò che riguarda la lingua di Foglio di via, la qualificherei come una frase
in cui Fortini parla della lingua di Kafka, una lingua tanto consumata da farsi trasparente e forte di una scettica povertà. Per ciò che riguarda invece la dimensione etica così forte di fotografia, vorrei indicare due connessioni. Ricordare che questa dimensione è ciò che colpisce di più Andrea Zanzotto ed è il punto centrale della sua ammirazione. Inoltre, ed è forse meno evidente da Italia, vorrei farvi notare la convergenza molto forte con il pensiero di Alamadio, e più precisamente con un libro piccolo e così prezioso che è l'Etica. Troviamo in Badiou come in Fortini lo stesso coraggio lessicale nel modo di reinvestire le parole, le nozioni di verità, di scelta, di fedeltà. E persino la rivendicazione così poco postmoderna del bene. Quindi, per esempio, la tentazione del bene è irresistibile e quando più un destino sembra distrutto, tanto più comincia a assomigliare ad una libertà. Una cosa che mi pare illuminante è di mettere in tensione il Fortini di Cadurù con quello della conscienza estrema e di sottolineare ciò che costituisce una delle singolarità forti dell'opera, cioè questo attrito tra la scrittura teorica e la scrittura di poesia. Questo intreccio permanente dei due modi di scrittura e l'insistenza con la quale l'ha mantenuto lungo tutta la sua esistenza. Questa singolarità, che è una forza, è anche certamente una delle cause della difficoltà di recezione dell'opera di Fortini. Questa doppia constatazione di forza e di ostacolo è formulata da lui stesso nella creazione della reedizione di 10 inverni. Letterato per i politici, ideologo per i letterati, molto tempo mi è stato necessario per comprendere che se una forza mi aiutava, veniva questa della ambiguità. Questa traccia nella condizione di una doppia attività deriva da una decisione esistenziale dell'elaborazione di una forma di vita singolare. Ma credo che sia anche una risposta concreta alla rivendicazione dell'abbandono della figura dell'intellettuale specialista. Carassini scrive nella sua introduzione alla conscience aux extrêmes, poète, essayiste, traducteur, critique littéraire, Fortini incarne le modèle de l'intellectuel total. Si vede fino a che punto e con quale ostinazione Fortini ha fatto sua l'idea marxista del lavoratore polimorfo. Filosoficamente possiamo chiamarla l'ipotesi del soggetto multiplo o, più semplicemente, il diventare noi di ciascuno. Un fatto che a partire da Fotografia e quindi ben avanti i saggi, Fortini dice con insistenza noi. Per esempio, per un compagno ucciso, noi condurremo i passi dei nostri figli sopra la terra, più lieve del tuo morire, e guideremo l'amore a venire intanto dove hai amato per noi l'ultima volta. Ma anche nel canto degli ultimi partigiani, ma noi si è detta negli occhi dei morti e sulla terra faremo libertà, ma l'hanno stretta i pugni dei morti, la giustizia che si farà. Questa passione per il nord, fin dalle prime poesie, è mantenuta fino ai suoi ultimissimi testi, in Extremazio, per esempio. C'è una passione che solo con pena saprei dominare di dire, a proposito di eventi, persone, letture, non la mia, ma la nostra. La passione di lui, la passione per il noi, è storia di coloro che da soli hanno deciso di non essere soli.
Se il nome è diventato oggi il nome generico di una ipotesi comunista diventata innominabile, l'ipotesi di Fatini e l'ipotesi del Noi. Incredibilità, legge, non si può né si deve credere in una persona, bensì nella parte di una persona che quest'ultima ha in comune con altre parti di altri e che insieme formano una ipotesi, un progetto, una verità comune. A quella possiamo credere, che d'altronde non si verifica se non partecipando. Allora dichiarare, come ho fatto subito, che oggi ci vuole Fortini, vuol dire essere convinti che qualcosa di questa ipotesi del Nord, come l'aveva pensata Fortini, sia riattivabile e che non dipenda più da lui, ma da noi. Grazie della vostra. Via l'esistenza dei materiali. Io desidero condividere con voi oggi un insieme di appunti attraverso i quali tenterò di ripercorrere tappe salienti della genesi della pubblicazione della traduzione francese realizzata con Benoît Cazas di Follovivia, Folio Dovuto, quindi. La prima domanda che mi sono posta è questa: cosa comporta tradurre Fortini poeta? Iniziando le sue lezioni sulla traduzione, Fortini evoca un'immagine che sarà poi estremamente citata dalla critica. Si tratta di un'illustrazione vista da bambino in cui un pittore tagliava in diverse parti un dipinto, paesaggi di una ventina di metri. Io a questa immagine estremamente efficace affiancherei quella geologica del Cantabrio, operazione che si effettua anche in archeologia, con l'intenzione di esaminare elementi eterogenei che compongono uno sull'altro, ma compatti nell'insieme, uno stesso strato, perché ritengo che tradurre la poesia di Fortini implichi un esercizio di carattere intellettuale, ma anche fisico, che comporta ad addentrarsi nella sua lingua e nella sua stratigrafica e composita relazione con la storia, l'etica e la poesia e la politica. Perché, come diceva Melgado, Fortini è politico anche quando parla d'alberi e di fiori. Tradurre Fortini significa essere consapevoli delle esigenze del suo pensiero, esigenza che si riflette nelle sue molteplici pratiche intellettuali. Si traduce non soltanto il poeta, ma anche il traduttore, l'editore, l'insegnante, il lettore, l'attento, minuzioso conoscitore della lingua italiana, il saggista, il teorico lucido, incorruttibile, impietoso, estremamente erudito, a volte scomodo, sempre fedele a se stesso e al suo sistema di valori. Tradurre Fortini significa confrontarsi con la sua esigente e intransigente idea di letteratura, di storia e di critica. Ma si tratta anche di una messa alla prova. Fortini spesso parla della traduzione poetica come di un test di resistenza dei materiali, cioè una messa a contatto con il testo in un'altra lingua per verificarne la tenuta. Perché tradurre integralmente proprio fra i debutti? Perché non proporre un'antologia? Cominciare a tradurre la sua poesia ha significato per noi iniziare dall'inizio, cioè dal suo primo libro di poesia pubblicato nel 1946. Tradurre l'intero libro nella sua integralità ci è parsa come una necessità, un'evidenza, pur essendo cosciente dei dislivelli tra le poesie che lo compongono. Fortini stesso esprime dei dubbi negli scambi epistolari con Hans Wallis e Zweig, per esempio, dicendo: questi sono i numeri delle pagine delle composizioni che, a giudizio mio, potrebbero non essere tradotte, perché troppo mediocri, o troppo allusive, o perché difficilissime da tradurre. La traduzione dell'integralità del libro si è resa necessaria anche perché Follovivia si presenta con un'architettura molto precisa, scandita in tre sezioni, gli anni, le regie e altri versi, che non avrebbe avuto alcun senso fondamentale attivare. L'evento guerra è il tema chiave. Posto davanti alla tragedia del presente, il soldato poeta oscilla tra la sintonia con una comunità alla quale appartiene da poco e lo spaesamento, la solitudine della sua condizione individuale. Alcune delle fondamentali tematiche fortiniane sono chiaramente il sonno dell'io, la coscienza etico-politica nell'urgenza delle lezioni storiche, il rischio dello spreco dell'esistenza e la ricerca di dialogo con altri, soldati o intellettuali.
In Francia, come viene come appena detto, ovvero a Casals, abbiamo avuto a disposizione soltanto un libro di poesie pubblicato nel 1986. Ma quali sono le possibili ragioni di questa tradizione tardiva? Allora, io non ritengo che si possa addossare la responsabilità di questo ritardo soltanto alle posizioni politiche ben definite di Franco Fortini, individuando in questi i fattori che hanno rallentato, a mio avviso, più l'opera saggistica di quella poetica, anche se le due sono necessariamente collegate. Il poeta francese Jacques Beau scrive che la poesia esiste alla traduzione rispetto al romanzo, intanto perché è meno seducente dal punto di vista commerciale e poi perché richiede più tempo di lavorazione. Nell'indagare le ragioni delle difficoltà delle poesie di Franco Fortini a passare le frontiere verso altre lingue, bisogna innanzitutto riconoscere che le qualità intrinseche alla sua lingua poetica. Ad una prima lettura, per i lettori francesi ma anche per quelli italofoni, le poesie di Fabio Pipia possono apparire forti, suggestive, evocative, ma non possiamo certo dire che siano tutte di facile o di immediata comprensione. E lo diciamo essendo ben consapevoli dell'odio estremo che Fortini nutriva nei confronti dell'immediatezza. Le ragioni di queste difficoltà di ricezione possono essere molteplici. Cito qui Alfonso Berardinelli. La poesia di Fortini è un incasso di schegge temporali diverse, un cristallo in cui sono imprigionate e traspaiono realtà lontanissime. Queste realtà provocano uno sguardo, un approccio storico-geologico. Restituire questo approccio nella traduzione, che è l'unica vera forma di lettura, richiede un grande sforzo di analisi grammaticale, sintattica, lessicale e critica storica. Tradurre il problema di Fogli di Via ha comportato quindi l'incontro, lo scontro con una molteplicità di aspetti, alcuni contestuali. Si tratta del primo libro di poesia, di Fortini, la tensione dell'ermetismo e il classicismo lirico moderno, come ben lo definisce Tutto Mazzoni, è molto presente. Alle prove con questa traduzione integrale, la definizione di Berardinelli mi è parsa come una vertiginosa evidenza. Segge che si traducono in una vasta moltitudine di occhi. Davanti a queste poesie, io, co-traduttrice italiana, empirico fra lingua di partenza e quella di arrivo, mi sono sentita un po' come Hans Mani senza sverbio, alle prese con la traduzione di poesie errore. Mi scrive. Da qualche settimana ho un libro posato sulla mia scrivania, eppure non sono ancora riuscito a mettermi a lavoro. L'ho letto, ovviamente anche con una certa cura, ho tuttavia l'impressione di non riuscire a capire i testi dall'interno, a scivolarmi con quanto. Enza Sberga non osa addossare la densità della scrittura di Fortini nella giuria delle sue difficoltà di traduttore, preferisce farne mia colpa e alludere alla inettitudine del suo livello di italiano. Io, in quanto italiano, in questo ruolo di traduttore, ho più volte cercato di sottolineare le stranezze, le singolarità di alcune scelte lessicali e sintattiche. Mi sono spesso trovata a delle frasi del tipo: no, non si tratta di un'espressione comune, in italiano non si dice, non si direbbe così. Ho supportato le mie intuizioni sottolineando e annotando il testo per individuare concordanze tra sostantivi, soggetti e oggetti, allontanati da aggettivi e verbi, per ricostruire la logica intera delle poesie a partire dalla comprensione di una sintassi a volte singolare. Ammetto di aver trovato una qualche forma di conforto, tardiva nella pubblicazione del Carteggio con la sua amicizia Sberger, perché è stato pubblicato dopo la pubblicazione di Fogli di Via in Francia, in cui Fortini spiega parola per parola le sue poesie per permettere al collega traduttore tedesco di adempiere almeno al suo dovere, anche se devo dire che le sue osservazioni sembrano più che altro volte a volte a scoraggiarmi definitivamente dall'impresa. Qualche esempio, in lettera, ma qui cercare l'ho usato un po' scorrettamente, nel senso di percorrere vagando. Per un compagno ucciso non cos'è mediocre. Malizia non l'ho usato in senso proprio, ma significa malvagia intenzione. Saggezza e la buona voglia, abbastanza grazioso, soprattutto la seconda, in tonalità pseudo-trecentesca, ma credo sia quasi impossibile tradurre. Rivolta grave, meschina l'ho usato nel senso di miserelli, infelici. La trattrice volevo dire trattore. Oro per un ultimo atto non è di lei. La rosa sepolta, questa poesia semi-ricchiana, fa un po' schifo. Questo carteggio è molto prezioso perché permette di esplorare il rapporto che Fortini appunto con la sua stessa scrittura. Ma per guardare da vicino la lingua poetica fortiniana di Fogli di Via, credo vi siano ancora due aspetti da evocare: le traduzioni immaginarie e l'influenza della lingua tedesca. In Fogli di Via sono due definite traduzioni, traduzioni immaginarie, dichiarate in quanto tali, Varsavia 1939 e Varsavia 1944.
A Zurigo nel 1944 Fortini redige queste due traduzioni immaginate al polacco, lingua che non conosce, dice lui stesso, uno schermalizio in cui testa gli permette di affermare che una sequenza di quadrettine non rimate con verbi, con versi pseudo-regolari, fosse segno di una versione della lingua slava. Il legame fra queste produzioni, come anche le traduzioni della raccolta l'anno che ci piace, permettono a Fortini di costruire la sua opera rituale smarcandosi dalla sua stessa figura di autore, creando una voluta confusione, o meglio un'ambivalenza, nell'atto di scrivere e tradurre, scrivere traducendo, traducendo Brecht, traducendo Milton, o assumendo pienamente il gesto della traduzione immaginaria, per esempio quella Madame. Si tratta di processi imitativi che vanno al di là dell'effetto di citazione e che, simulando il passaggio da una lingua all'altra, creano una maggior densità e un effetto linguistico intertestuale molto forte. Come sottolinea anche Irene Fantapiene nelle sue pubblicazioni, il passaggio dal proprio al non proprio è un gesto simbolicamente importante, con cui Fortini rivendica il carattere derivativo della propria scrittura, rinforza la dialettica tra passato e futuro e compone anche una sorta di biblioteca di citazioni e rimandi a cui tutelare, Brecht e Trinco a tutti. L'influenza data dallo stesso rapporto con la lingua e poesia tedesca viene sottolineata piuttosto a partire dalle raccolte posteriori con Livia. Qui ci sarei veramente convinta che non solo la marcatura brechtiana della anticità in detto gestico, ma anche la lingua tedesca, la sua sintassi, la forza della sua fonetica, il modo di scandire parole e versi, siano presenti in Fortini già dal suo primo libro di poesia. È nel 1944 che incomincia a scrivere, anno in cui vive un'esperienza cruciale, quella del campo di rifugio nella Svizzera letterale. L'esperienza a Zurigo e a Valdossola viene da lui stesso definita come un'università data la qualità e la quantità di incontri con gli intellettuali stranieri, chi come lui espatriati, a quest'anno risalgono anche le prime esperienze di traduzione e l'incontro e la proficua collaborazione con Mitraisa. Brecht viene presentato in Italia a partire dal 1930. Allora, è difficile sapere con certezza come e quando Fortini lo abbia scoperto, ma è facile sapere invece quando è iniziato ad avere un legame più stretto con la lingua tedesca. E questo, a mio avviso, è un dato importante, perché traducendo Fortini, essendo germanofona, ho più volte constatato singolarità e aspetti che permettono di riconoscere l'eco di una voce tedesca nella voce italiana del poeta. Un ultimo punto prima di concludere. Poi debut, quale genere di traduzione, quali traduttori siamo stati? Tra pochi mesi sarà pubblicata, sempre dalle edizioni Lusso, una co-traduzione con Eva Casassa di poesie di Vattor Gattafi, o de Pulp, Salvo Santo Cuore Sicilian. Abbiamo recentemente co-tradotto anche delle poesie di Leonardo Sciascia, La Sicilia al suo cuore. Rispetto a queste e ad altre traduzioni in corso, la traduzione di Fortini è stata senza dubbio la più lunga e laboriosa. Cito nuovamente Fortini. Tentori dice che il punto più difficile per un traduttore è quello di rendere le asperezze dell'autore che si traduce e di evitarlo di diminuire con un procedimento che le vendi. Ma questo ha senso solo se continuiamo a vedere nella traduzione una prestazione atletica, una sorta di gara ostacoli, un concorso a premi, dove si valutano l'astuzia e la tecnica. Diciamo semmai che il punto più difficile del critico e del lettore è quello di scorgere e accettare asperezze del poeta che si legge, le sue dissonanze. Ecco, riguardo alle asprezze o dissonanze, l'approccio è stato quello di non appiattirne, ma di mantenere il più possibile in francese, con un'attenzione particolare volta soprattutto a non riaggiustare la sintassi. Certo, la distinzione tra traduzione di servizio e traduzione creativa o poetica è insufficiente, ma queste definizioni esprimono aspetti complementari del lato del tradurre. Nel rispetto della struttura originaria, il nostro lavoro è stato volto all'ottenimento di un risultato poetico non parafrastico, per ottenere poesie il più possibile all'altezza del valore poetico di quello originario. Anche per questo motivo condivido la scelta degli editori di non pubblicare il testo a fronte, scelta confortata dalla posizione fortiniana. Fortini tollera soltanto in alcuni casi l'utilizzo del testo a fronte, che invita ad una lettura comparativa tra le due versioni, lo cito nuovamente. Quello che mi sembra inammissibile è trasformare l'atto della lettura critica in una sorta di distribuzione di premi e di punizioni, e l'opera del traduttore in una prestazione atletica. Ora la nostra di prestazione atletica è ancora in corso, nuove traduzioni fortiniane sono in itinere verso il francese. L'ultimo verso della poesia Accordo dell'ultimo atto, poesia che conclude il foglio di via, dice che noi e voi torneremo presto al lavoro. Prendo questo verso con un invito di buon auspicio e vi ringrazio per la vostra attenzione.
Buonasera. Dunque, non mi ero accordato con i compagni, però il titolo del mio intervento è l'Europa insieme a noi. È davvero un'emozione essere qui insieme a voi e tre francesi, una metà, due metà, stupite della potenza delle poesie di Fortini, siamo accolti dallo stesso centro Fortini per aver tentato, traducendolo, di farlo agire all'interno del paesaggio culturale francese e in presenza di figure così importanti come Luca Lenzini, Scaffai, Luigi Bellini e Guido Mazzoni, e certo un'occasione di gioia, specie di retour sur investissement, direi. Dunque vorrei ringraziarvi e ringraziare il Dipartimento, l'Università e il Centro Fortini. Il mio intervento sarà un po' schematico e vorrei porre due domande che credo correlate. La prima la potrei formulare in un lessico, direi, sportivo. Perché la Francia è arrivata così in ritardo? Anche un lessico militare, poi. E seconda domanda, perché ha bisogno oggi di Fortini? Allora, la prima domanda, perché la Francia arriva così in ritardo? Lo diceva Benoît Cazaz, la prima antologia dell'opera poetica di Fortini fu pubblicata in Francia nel 87 a cura di Siméon et Veillant. Varie poesie erano uscite prima in riviste, tradotte dallo stesso Veillant o da Jean-Baptiste Parra, in riviste abbastanza confidenziali, tipo L'Alphée, Sud, Montagne, e va sottolineata la splendida versione della poesia delle rose, tradotte da De Guy, Fusco e Veillant nel numero 19 di poesie. Ora, nell'87, nessun volume fortiniano fu pubblicato. Ed è solo nel 19, ovvero 25 anni dopo la morte di Fortini, 73 anni dopo l'uscita di Furio di Via, che venne pubblicato un libro con il nome di Fortini Poeta. Ed era un libro che con il nome di Fortini, ed era un libro di saggi. E dunque, per un vero simile che possa sembrare, Furio di Via del 22 è il primo libro integrale di Fortini mai tradotto in francese. Allora, direi, per usare un termine di Fortini, vergogna e poesia. Questa realtà è dolorosa, soprattutto quando si sa l'importanza che ebbe la Francia per Fortini intellettuale, Fortini traduttore. I poeti intellettuali francesi sono molto presenti in Fortini. Lì lo retour sur investissement è piuttosto scarso. Allora, è davvero colpa della superbia francese, così affermata nel campo della poesia la più monolingua della modernità europea, di non aver tradotto Fortini? E questo è il problema? Non credo. Non credo che sia solo questo. Perché se Fortini non era tradotto, erano tradotti Montale, l'integralità di Montale. Ungaretti, l'integralità di Ungaretti. E va ricordato l'incredibile libro tradotto da Ponge, Jacotet, Bonnefoy, Operazione culturale, no, era tradotto Caproni, era tradotto Luzzi, addirittura era tradotto Sereni e addirittura Zanzotto. Ma soprattutto era tradotto Pasolini. Pasolini, una specie di Carl Lewis della poesia, pluritradotto come si può essere plurimidariato, no? E credo che i motivi siano proprio a ricercare in questo confronto. C'era qualcosa nel poeta Fortini che non calzava affatto con l'immagine che i francesi erano creati da cosa dovesse essere la poesia italiana. E quello che doveva essere la poesia italiana per i francesi era iscritto su una linea un po' strana per il canone italiano che andava da Montale a Pasolini. D'una parte l'elegia capace di riprendere l'inno e il rapporto al mondo, il mondo, diciamo, antepredicativo, come direbbero i fenomenologi,
questo è il montale, dall'altra parte, l'inno capace di riprendere regia e il rapporto al politico in poetico. Montale e Pasolini, ma non forti. La domanda potrebbe essere: non Fortini perché Montale e Pasolini? Non Fortini perché, secondo i francesi, Montale e Pasolini erano i poeti per i quali la poesia imponeva la sua necessità. Una necessità pura e indiscussa. Ora, per Fortini, si sarà sempre trattato, come lo dice lo stesso titolo, di verificare i poteri, di verificare queste prerogative, di sospettare la purezza, ovvero di entrare nella storia. E questo lo dice benissimo Enzensberger nella sua presentazione per i tedeschi, dove, come al solito, Enzensberger non è molto carino con i suoi, diciamo, connazionali, quando dice perché la poesia di Fortini meritano, perché le poesie di Fortini meritano il nostro interesse, anche forse soprattutto in quanto sono un'autobiografica politica storica. Quel che la produce e muove la passione di un uomo che nel processo storico non è coinvolto solo come vittima passiva, ma che compare in circostanza di quello con la propria esistenza quotidiana, li mette in rapporto, ne fa motivo del proprio dramma. Questo essere dentro la storia non calzava, secondo me, con l'immagine che i francesi facevano di cosa doveva essere un poeta italiano del dopoguerra. E mi spingerei, non dicendo la verità di questi poeti, ma cercando di delineare per voi cosa fossero le immagini di questi due poeti francesi, Montale era un al di qua della storia, ed è per questo che piace tanto a Jacotet. Mentre Pasolini era un al di là della storia. E questo, secondo me, è il quadro generale che fa sì che Fortini era difficile da inghiottire nel canone francese, ma non, cioè, non è una storia di colpa, è una storia di stimolo storica. E andrebbe questionati nello stesso modo i motivi per niente casuali che hanno fatto sì che per gli italiani i poeti francesi che corrispondevano alla loro definizione di poeta francese in Italia fossero Bonnefoy e Jacotet. E perché Bonnefoy e Jacotet hanno avuto questa non storia da tu che diceva niente podio, eccetera, niente imparente, però perché Bonnefoy e Jacotet hanno così attitito qui? Cosa c'era in loro che faceva anche per gli scrittori o dei poeti italiani, delle poetesse italiane, Bonnefoy e Jacotet fossero così attraenti, e non lo so, Roubaud, e non lo so, Mazzoni ha corretto un po' il tiro, non, perché non De Guy, per esempio, no? E secondo me, adesso che siamo entrati in un mondo in cui non possiamo più pensare a queste questioni a livello nazionale, bisogna a pensare a livello di politica culturale, ovvero come fa anche lo stesso Fortini nel rapporto all'istituzione generale. Questo, secondo me, Fortini non è arrivato, non perché fosse un poeta particolarmente difficile da tradurre, è difficile da tradurre e l'ha detto Giulio, ma cioè, Sereni, per esempio, sempre detto, Sereni è uno dei poeti più difficili da tradurre perché quando lo traduci in francese sembra prosa. Ora Sereni è quasi tutto tradotto in francese. Ma non è questione di difficoltà, è questione, secondo me, di immaginario di cosa deve essere un poeta italiano per un francese che nasce negli anni 50 e che si avvicina alla poesia negli anni 70. E credo che proprio lo sforzo di Benoît Cazas e Giulia Camin di introdurre Fortini in Francia con lo stesso Mazzini sia la prova che i tempi siano cambiati. Oggi Fortini, grazie a questo sforzo, non arriva più come un elemento della tradizione, ma, e l'ha detto con eloquenza Benoît, come una forza del presente, se mi è concesso di rovesciare il verso Pasolini. Allora, motivi per tornare a, for-
Martini. Spero che questo primo punto di storia sia di natura a provocare discussioni tra di voi. Allora, perché Fantini oggi e in che senso è un poeta che ha qualcosa da dirci su cosa dobbiamo fare oggi? Perché se non le prendiamo così le traduzioni, aggiungiamo libri delle biblioteche, ma non cambiamo le poesie in cui arrivano questi poeti, no? Ed è per questo che voi dovete parlare assolutamente dei poeti francesi, la poesia italiana, nello stesso modo in cui noi traduciamo poeti italiani per cambiare la poesia francese. Primo punto, direi la difesa di una poesia critica. In Francia c'è una specie oramai di ritornello portata avanti da letture sia di Benjamin sia di Agamben, lettura secondo la quale la prosa sarà il futuro sobrio della poesia. Ora sappiamo bene che Fantini ha risposto in poeta all'imperativo lasciato dalla domanda: è finita la poesia? Davanti a questa questione si possono verificare in Francia tre possibilità. Prima possibilità, che è la possibilità la più amata in Francia, è la tradizione innica, ovvero continuare la poesia di prima alla fine della poesia. Questo piace. Bonne fois, cosa così. La tradizione innica contro la fine della poesia. Altezza del tono, altezza della poesia, prodigalità, prerogativa. La seconda risposta è l'elegia. L'elegia che si scrive come la poesia dell'impossibilità della poesia. Allora, che sia come Roche o la tradizione inglese, odio della poesia o desillusione della poesia, comunque questa tradizione, che può a volte essere addirittura aggrappata al Céran, è una tradizione che per noi è più associata alla modernità. E poi c'è una terza possibilità, che è quella che a noi viene da Mermé, che è la poesia riflessiva o critica. Cioè, una poesia che è in grado di accettare la diagnosi dell'epoca ne rifiuta la terapia. Si può definire così. L'idea della fine della poesia deve passare all'interno della poesia stessa, che deve prendere in carico le operazioni del pensiero e della forma poetica. Ora, secondo me, questo è stato forte. E l'ha fatto Fortini in un modo assolutamente originale, in parte geniale, come pochi poeti francesi l'hanno fatto e pochi poeti tedeschi l'hanno fatto. Per me, devo dire, ma forse non sarete d'accordo, per me questo lo avvicina a Dodi. C'è uno sforzo di creare una poesia capace di prendere in carico le operazioni critiche. Come questo, secondo me, il primo punto, difesa della poesia critica. Poi dopo che nella poesia critica tu possa trovare elementi etnici o leggerci, è ovvio, d'accordo? Però il punto di vista è qui. Secondo punto, l'esigenza di pensare il poetare in un modo dialettico. Se tu parli con dei lettori di Bonnefoy o dei lettori di Jarotet e dici questo, ti buttano fuori. O, come sono persone molto educate, pensano che tu sei un poeta intellettuale. Come si ha difesa della poesia, come dire,
se a livello politico non fosse un operare intellettuale, come lo vuoi farsi, no? Io direi che per questo la poesia di Fortini è un'arma di taglio contro il letteralismo. Ora, l'epoca nostra ha bisogno di Fortini, perché la nostra epoca è un'epoca di letteralismo integrale. Sia il letteralismo economico, quello della finanza, sia il letteralismo religioso, che si chiama fondamentalismo, un letteralismo, prendere la lettera in testo sacro, sia il letteralismo che chiamerei quello dei corpi, che crede alla naturalità dei corpi. Ora, la poesia è la disfatta del letteralismo. E non credo che una poesia non critica possa lottare contro il letteralismo come lo fa la poesia riflessiva. Dunque direi che la poesia di Fortini è oggi una chance di difendere una poesia dialettica nel rigettare ogni forma di letteralità. Queste cose, a dirle così, creano tantissimi nemici, ovviamente. Terzo punto, la difesa di un formalismo della forma contro un formalismo della formula. In poesia di antagonismo, e questo l'ho cercato di spiegare nella postfazione, dunque non ci torno, Fortini discuta, è un testo molto molto importante che dovrebbe veramente essere insegnato nelle scuole. C'è una discussione con Adorno e Lukács su cosa fa la poesia. E lui difende, lui difende che diverse tesi. Lui difende la prima tesi, nella quale la poesia serve un atto di resistenza nel confronto della poesia stessa. Cosa che ha ripreso Nancy poi in un testo tardivo, senza Luca e Fortini, e la traccia dell'assenza di Fortini. Perché Nancy avrebbe fatto molte economie dialettiche se avesse letto. Ma in questo testo lui dice, Fortini, che è la forma, come autenticità, che è la traccia del poetale. E lui dice che la forma, e questo è oggi, non esiste mai senza la tensione contro l'informale, contro quello che va al di là della forma. Questo formalismo non è un formalismo olimpiano, o non è un formalismo, quello che chiamavo della formula, è un formalismo della forma, nella sua dialettica storica. Quarto punto, il rapporto poesia-traduzione. Diceva Luca, poesia-traduzione, Fortini, e un'osmosi, ha detto. È incredibile come Fortini, dai, lo dicevi tu con il tedesco, dagli anni 40 fino alla fine della sua produzione e saggistica e teorica, pensa insieme le operazioni poetiche, le operazioni traduttive. Cioè, quello a cui noi francesi siamo arrivati solo con Bernard, Méchonique, poi dopo Cassin, poi dopo Samoyo, eccetera, ovvero l'idea che la traduzione non è soltanto un'operazione sulla lingua, ma un nuovo immaginario di cosa sia la lingua, Fortini ce l'ha già arrivato. Non solo come traduttore, non solo come saggista, non come professore di traduzione, ma come poeta. A dire il vero, è in lui che ho trovato, teorizzato per la prima volta, un'operazione senza la quale non si possono leggere né Baudelaire né Malarmé, la cosa che lui chiama la lingua di traduzione. Ora, oggi, scrivere poesie o pensare a poesie al di fuori di questo immaginario della lingua di traduzione è una sommità o comunque un arcaismo.
Dico questo perché dovete sapere che sia Baudelaire che Mallarmé hanno creato la loro lingua da prosatore e da poeta nel confronto di Poe. Non dico loro, dico loro. Dunque, l'idea che quando il verso viene messo in pericolo, ed è stato messo in pericolo perché era stato, e lo dice Mallarmé, catturato da Hugo, cioè, Hugo aveva fatto una specie di holdup del verso, se tu vuoi creare una lingua poetica che metta prosa e versificazione in tensione, devi passare dalla traduzione all'interno della tua lingua. Un esempio per farmi capire, però. La famosa frase di Mallarmé che tutti dicono sempre: alcun dé jamais n'abolirà le hasard. È un anglicismo. È semplicemente il fatto di mettere never, d'accordo? Il francese dice: alcun dé n'abolirà jamais le hasard. Se tu anteponi jamais, fai un anglicismo. Come questa è la lingua di traduzione, no? Ed è strano che quando torna nell'86 su Foglio di Via, esattamente questo che dice Fortini. La mia lingua era già una lingua di traduzione. Quinto punto, e questo come mi allaccio a quello che ha detto Benoît, lo dico in fretta, ripensare il rapporto tra poesia e impegno. Ora lì la situazione è complessa. Ed è complessa in Francia come è complessa in Italia, ma queste due complessità non... cioè, impiegherebbero lunghe discussioni che magari dopo con Scappare Mazzoni evocheremo. In Francia, dal dopoguerra in poi, il rapporto tra poesia e impegno è, come dire, bloccato da Sartre. Perché Sartre, nel 1947, in Qu'est-ce que la littérature, pronuncia questa frase definitiva: les poètes ne peuvent pas s'engager, non si possono impegnare, parce qu'ils ne traitent pas le langage comme une vie, mais comme une chose, perché non trattano la lingua come una finestra, ma come una materia. E dunque si arriva a una situazione molto strana, i poeti più impegnati, i più engagati, sono poeti comunisti come Aragon, sono impegnati, ma non nella poesia. La prova stessa è che Les yeux d'Elsa, Le fou d'Elsa, eccetera, sono grandissime poesie liriche, della pura tradizione petrarchesca, rimacinata, però non poesie impegnate. Perché? Perché l'idea di mischiare dialetticamente, come fa già Foglio di Via, impegno storico, lirismo erotico, era reso impossibile da Sara. Ora, questo oggi, secondo me, capiamo che Fortini ci può aiutare a uscire da questa maledizione, ma a uscirne non dal basso, quello che chiamerei oggi infrapolitico, che è molto, molto presente nella poesia contemporanea oggi, un infrapolitico del vivere bene insieme, di essere carino con gli animali, di stare attento alle persone, eccetera, eccetera, ma che abbia un'esigenza, come diceva Donoa, di verità e di inscrizione storica. Allora, chiudo qui perché avevo previsto molta tempo, però voglio finire con un testo di Fortini, leggere un testo di Fortini, a parte che in questo libro ci sono cose sulla traduzione bellissima, penso che e peraltro c'è un testo bellissimo di un commento, di una traduzione di Montale di René Char, che è veramente splendido, che è un testo del 49, proprio bellissimo. Però vorrei leggere un testo del 49, anche perché è vicino al nostro testo, solo la fine, che si chiama proprio Vergogna della poesia, nel quale scrive Fortini: se è vero che a ogni individuo, in ogni momento e in ogni luogo, si offre la scelta tra verità e errore, tra una verità e un errore,
La poesia è un'occasione di scelta. Uno scandalo o pietra d'intoppo, davanti ad essa possiamo fermarci o passare oltre, e una volta fermatici possiamo ascoltare la sua voce. E una volta ascoltata quella voce, possiamo dimenticarla subito e distrarcene. Oppure possiamo farla collaborare con noi, integrarla a noi, al nostro passato. Possiamo lottare con essa, spremerne tutta la verità di cui essa e noi siamo capaci. Lottare con essa. Grazie. Grazie, grazie davvero a te. Abbiamo tanto questi interventi bellissimi, perfettamente complementari con l'altro. E cominciamo dunque la riflessione intorno a quello che abbiamo ascoltato, ai libri, ai temi che sono stati suscitati e a inaugurare insomma la, diciamo, il dibattito. Ecco, sarà Guido Mazzoni, a cui cedo volentieri il microfonino. Grazie. Io mi associo a quello che ha detto Niccolò Scaffai nel ringraziamento a Benoît, Giulia e Martin per queste relazioni bellissime, densissime, che da sole potevano occupare lo spazio di un convegno su Fortini, perché le idee che avete elaborato sono veramente illuminanti. Ed è confortante vedere che un'operazione di questo tipo ha dietro una riflessione così profonda sull'opera dell'autore tradotto, sul significato della traduzione, sulla scelta culturale. Davvero questo integra l'importanza del vostro gesto, del vostro lavoro e della scelta che avete fatto. Direi che queste traduzioni sono un momento molto importante nella storia della ricezione di Fortini, un momento importantissimo, perché da un lato sanano una sorta di ferita. Fortini era sul punto di essere tradotto in francese all'inizio degli anni 60, poi Luca Lenzini magari su questo potrà intervenire e chiarire in retroscena di questa vicenda, grazie a Roland Barthes. Poi vi fu una rottura con Barthes a causa della guerra d'Algeria e la traduzione che era progettata non si fece. Questo ha ritardato l'ingresso di Fortini nel campo letterario francese per decenni, come Benoît e Giulia ci hanno spiegato dettagliatamente. Questa traduzione colma un vuoto e sana una ferita. Lo fa per la qualità del lavoro, lo fa per la sede nella quale appare. Ora, chi conosce il campo della poesia francese sa quello che sto per dire, però chi non lo conosce, è giusto che sappia che nous o nu, non vi sarà sfuggito il doppio significato del nome della casa editrice, è in questo momento in Francia la casa editrice che fa le cose più interessanti, le scelte culturali più profonde e meditate nel campo della poesia. Dunque Fortini esce nella sede giusta, nel momento giusto, curato nel modo giusto, e questa è veramente una straordinaria occasione per Fortini medesimo. Le cose che sono state dette sono tante, molteplici e molto interessanti. Volevo tornare su alcune delle riflessioni che Benoît, Giulia e Martin hanno sviluppato nei loro interventi. Martin si chiedeva perché la Francia è arrivata così in ritardo e rispondeva con una sorta di teoria da un lato delle differenze nazionali nell'interpretazione della poesia moderna e dall'altra una sorta di teoria di che cos'è oggi la poesia moderna e contemporanea, in quale direzione si sviluppa, quali di queste direzioni sono appoggiate dalla percezione comune, quali invece sono avversate. Associerei a questa riflessione una riflessione speculare, cioè perché l'Italia è così in ritardo nell'apprezzamento di Fortini poeta?
Fortini appartiene ad una generazione straordinaria, la generazione nata tra il 1911 e il 1924, la generazione di coloro che sono stati bambini e adolescenti sotto il fascismo e che hanno avuto la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza come momento decisivo del loro diventare adulti, della loro maturazione e ingresso nella piena maggiore età. A questa generazione appartengono poeti come Bertolucci, nato nel 1911, Caproni, nato nel 1912, Sereni, nato nel 13, Luzzi, nato nel 14, Fortini, nato nel 17, Pasolini, nato nel 21, Zanzotto, nato nel 21, Pasolini, nato nel 22, Giudici, nato nel 24, poi vi appartengono anche Cattafi, che ebbe la sfortuna di non entrare nell'antologia di Pier Vincenzo Mengaldo del 1978, che ha definito sotto molti aspetti il canone della poesia italiana di quella generazione, e appartengono poeti come Risi, Erba, che però hanno avuto una fortuna critica decrescente negli ultimi decenni. Ecco, qual è l'unico poeta di questa generazione che non ha un meridiano Mondadori delle poesie? La risposta è Fortini. Fortini ha un Oscar splendidamente curato da Luca Lenzini, ma non ha un meridiano. E questa è una scelta editoriale precisa. Esiste invece il meridiano dei saggi di Fortini. Questo è un segno che la Mondadori manda, neanche tanto oscuro. Vuol dire una cosa molto precisa, vuol dire che Fortini non è proprio un poeta. È anche un poeta, ma non è, ma la sua prima ragione, la prima ragione per la quale Fortini è nel canone della letteratura italiana del Novecento, evidentemente non è la poesia. Questa difficoltà della ricezione di Fortini, questo ritardo nei confronti della poesia di Fortini, non è solo della Francia, è un ritardo anche italiano. E ha a che fare con quello che Benoît, Giulia e Martin hanno detto da tre punti di vista, ma convergenti, nei loro interventi. La poesia di Fortini è una forma di riflessività introiettata nella forma, che si può definire come, usando gli autocommenti di Fortini stesso, manierismo in rapporto alla tradizione, o usando la categoria di Mengaldo, integrale politicità della poesia, quello che si diceva prima. Fortini è politico anche quando parla di alberi e di fiori. Questo perché? Perché le sue scelte formali sono scelte riflessive senza che vi sia necessariamente riflessione, però affidando la percezione di questo atto riflessivo a chi legge. Ecco, questa cosa è difficile da comprendere. È legata alla categoria di mediazione, così tanto in discredito quando si parla di poesia, soprattutto, aggiungo, negli ultimi anni, e questo discredito comincia a essere non solo un discredito letterario, ma anche un discredito politico, visto la fortuna che tragicamente l'immediatezza ha avuto negli ultimi decenni, generando populismi, che sono anche populismi culturali. Ed è dunque un autore considerato difficile, qualunque cosa ciò voglia dire. Sicuramente non sta nello stereotipo del poeta, non sta in un certo stereotipo del poeta. Dunque il ritardo francese è anche il ritardo italiano. Poi ci sono altre due ragioni che secondo me spiegano questo effetto di mancata sincronia, ecco. Il primo è che Fortini, pur essendo legato come prima sua cultura non italiana, alla cultura francese, come tutti gli scrittori e le scrittrici della sua generazione, che parlavano innanzitutto francese come prima lingua straniera, Fortini ad un certo momento si è pensato e si è voluto tedesco più che francese, cioè ha stabilito la sua Weltanschauung intorno a la congiunzione tra quella che lui chiamava la grande montagna dell'idealismo tedesco e Marx, il suo
peculiare e originale marxismo occidentale, però di matrice soprattutto tedesca, e poi ha trovato in Brecht il poeta della generazione, delle due generazioni immediatamente precedenti. Brecht nasce nel 98, 1898, quindi ha 19 anni più di Fortini, e ha trovato in lui il suo immediato riferimento. Ha trovato poi in Enzensberger, in una fase della sua vita, colui che lo ha tradotto al più alto livello e introdotto nel campo letterario tedesco, passando alla porta principale, e poi ad un certo momento ha dedicato una parte consistente della sua fatica di traduttore al capolavoro della che fonda la letteratura tedesca della prima età moderna, cioè Faust. Ad un certo momento si è voluto tedesco più che francese. Ciò detto, i legami con la Francia sono stati sempre profondissimi, dalla sua primitiva apertura al surrealismo, poi rinnegata, al rapporto importantissimo, e forse non indagato abbastanza, che lo lega a Proust. Proust è per Fortini cioè una bellissima intervista che circola su YouTube, è una delle pochissime interviste di Fortini che si possono ascoltare su YouTube, in cui parla di Proust definendolo un suo maestro per un certo periodo della vita e il suo avversario, il suo principale avversario, perché è affascinante nichilista e in questo Fortini su questo si dilungava molto. Dunque c'è questa sorta di passione, passione che poi svolta verso una negazione nei confronti della cultura francese, che era stata la sua prima cultura straniera di elezione. E naturalmente poi l'interesse rimane per tutta la vita, i contatti sono molteplici, ad un certo momento Barthes e Fortini hanno una collaborazione molto lunga, consistente, importante, tra la fine degli anni 50 e la rottura che avviene a causa della guerra d'Algeria, eccetera. Le occasioni sono molteplici, però Fortini si vuole soprattutto legato alla cultura tedesca. E questa è una prima ragione. E poi c'è il problema appunto del fatto che, come diceva Martin molto bene, le tradizioni in poesia, le tradizioni nazionali tendono a divergere più di quanto non succeda nel campo del romanzo, per ragioni evidenti, due ragioni principali. Uno è il legame tra poesia e lingua nazionale, che è evidente. La seconda è il fatto che si traduce molto meno e le traduzioni circolano molto meno. Magari si traduce, ma si traduce ad un livello clandestino molto più di quanto non succeda nel dominio del romanzo. Aggiungo una terza cosa, è come se la poesia moderna avesse mantenuto un elemento vernacolare più accentuato di quanto non succeda nel romanzo, che rende il dialogo fra le tradizioni più difficile, quello appunto su cui si rifletteva, la percezione che noi italiani innanzitutto e per lo più abbiamo della poesia francese del XX secolo, agli occhi del campo letterario francese sui più alti livelli, risulta parziale, usiamo questo eufemismo, risulta molto parziale. Appunto, da noi sono arrivati Bonfois, è arrivato Jacotet, non è mai arrivato Rubeau veramente, e De Guy ci abbiamo provato, ma abbiamo incontrato delle difficoltà, eccetera. Questo doppio regime è vero in tutti e due i sensi, ed è vero in ogni tradizione poetica, cioè quello che l'anglosfera sa della poesia italiana del XX secolo soffre dello stesso effetto di parziale distorsione. Forse l'anglosfera meno, perché in realtà la poesia italiana e la poesia dell'anglosfera forse si assomigliano di più di quanto non si assomiglino la poesia italiana e la poesia francese. Anche su questo ci si potrebbe riflettere, si potrebbe indagare. Dunque Fortini è rimasto in questa terra di nessuno, però sono convinto che questi libri e l'impegno successivo che avete annunciato sia veramente un'occasione straordinaria per rilanciarne la figura, per quelle ragioni che sono state oggi evocate.
una poesia riflessiva, nel senso che Marta evocava, e una figura di intellettuale che più passa il tempo, più scopre, si scopre inaspettatamente attuale. Forse perché è una figura che non, innanzitutto di intellettuale complessivo, per usare Gramsci, la categoria che meglio si applica a Fortini è quella di intellettuale complessivo, tale era. E poi soprattutto qualcuno che non ha mai, che non ha mai cercato scorciatoie e non si è mai illuso che l'immediatezza da sola potesse bastare. Ecco, il peso che la categoria di mediazione ad ogni livello ha nell'opera di Fortini, forse oggi lo si apprezza molto, molto. Forse oggi più di 15 anni fa, per tutto quello che è successo e nell'ambito della cultura e nell'ambito della comunicazione sociale in senso lato e nell'ambito della politica. Dunque, davvero grazie per quello che avete fatto, e sentendovi parlare abbiamo apprezzato la profondità di riflessione e le ragioni davvero meditate che vi hanno portato a questo gesto. Insomma, il Centro Fortini non può che esservi grato, e tutti noi che ne facciamo parte veramente abbiamo un debito di riconoscenza nei vostri confronti. Sì, anche ci penso che ha solo diviso e splendidamente inquadrato commenti di cui ci hanno parlato i nostri ospiti, ma anche aggiunto della materia di grande interesse al dibattito. Ecco, io vorrei che ci fossero effettivamente degli interventi, ma prima ancora di lasciare il microfono, devo sottolineare una cosa che è implicita e che però esplicito senza alcuna così, forma di cortesia obbligata. Cioè, è una traduzione davvero molto bella quella che siete riusciti a fare, perché riesce a creare un effetto di adesione, cioè fa combaciare però con grande naturalezza insomma, i versi delle due lingue. Anche con qualche rara insomma così inversione necessitata dalla sintassi, ma come diceva Giulia, senza che si rinunciasse insomma a qualche effetto straniante appunto per aderire, ed è un effetto se volete che rivolgo, cioè, quanto questo effetto possa dipende dallo stile stesso del libro di Fortini, cioè dalla sua territorialità, dalla sua lapidarietà, dalla sua figuralità non soggettiva, diciamo, in grosso allegorica, e che poi si traduce anche in certe necessità di inquadramento nello specchio della pagina, che è una cosa a cui siete stati molto, molto attenti, molto... E mi veniva in mente, appunto, riflettendo su questo effetto che crea la vostra traduzione, quello che dice Fortini in una delle lezioni sulla traduzione, che, come dimostrato l'intervento di Giulias, che avete ben tenuto per lei. Dice che le traduzioni possono farsi in due direzioni, un movimento che può farsi in due direzioni opposte, portando l'autore al linguaggio del lettore o il lettore al linguaggio dell'autore. E è questa seconda disposizione, un mito che da più credito. Mi pare che sia quello che avete cercato di fare, non so se è un'impressione sbagliata, ecco, delle cose delle quali vorrei chiamare la vostra attenzione e commento la materia nel corpo della traduzione. Sì, è proprio questo, cosa. Sì, è stata una scelta consapevole, non sempre facile, perché è una traduzione che ha necessitato di più anni di lavoro, non continuativo, ma in ogni caso si riprese.
essendo consapevoli anche dell'importanza per Fortini delle sue scelte metriche e anche della consapevolezza cui lui costruisce anche la sua sintassi, abbiamo cercato di giustamente di mantenerla, se possibile, ovviamente con qualche inversione necessaria. il minimo necessario, ma si trattava di un rischio di una traduzione che, ma quando si vengono delle traduzioni di poesia, si cerca di evitare l'effetto di corrente traduzione se non è già presente nel processo di scrittura dell'autore, per giustamente non creare troppe serietà e troppe stranezze, ma in questo caso il salimento era proprio da mantenere perché è voluto e presente nei testi originali e in qualche modo ci confrontava anche il fatto di essere pertinenti con quella che era la volontà di Fortini, che spesso parla anche della poesia come il luogo in cui lui desidera orientare il lettore, il processo della lettura. Se nei suoi testi di prosa, nella saggistica, in ogni caso è un po' il luogo delle certezze anche politiche, dell'autorevolezza politica, etica, la poesia è anche il luogo dello spaesamento e della presenza del dubbio. E questo dubbio si esprime forse anche attraverso una costruzione, una logica sintattica, lessicale, che è interna al poema stesso. E giustamente anche questo l'aspetto del lottare contro l'immediatezza, e questo aspetto riflessivo della sua lingua che è necessario cercare di rendere nella lingua francese, è chiesto comunque un lavoro di riflessione abbastanza approfondita, parola per parola e anche di letture, e per questo ringrazio Martin Leifer, che è stato un prezioso aiuto per la lettura delle traduzioni della pubblicazione e che ci ha aiutato a prendere anche la distanza necessaria per capire se questa messa alla prova, se questa resistenza di materiale, ecco, fosse riuscita. Ci posso aggiungere qualcosa? No, vediamo, la difficoltà, je pense, è tenir dans une traduction différente aux éléments à la fois. Et il fallait aussi, l'idée était aussi de produire en français des poèmes nets et efficaces. Maintenir l'étrangeté syntaxique et les aspérités fortiniennes, mais que ça puisse être lu comme un poème en français qui a sa force propre. Si, ora, ottima idea. No, io ho un'idea su quale si dovrebbe leggere. Va bene, con piacere. Però prima magari sentiamo se ci sono interventi. Luca, sì. No, ci piace tutto a te fuori. È un'onore. Prendo la parola, ma voglio lasciare spazio ai nostri giovani studiosi e studenti che sono qui tra te, perché è giusto sentire le loro domande. La mia è un ringraziamento sincero, a nome del centro, ma anche personale, per il lavoro che avete fatto. Avete dato stasera un saggio di traduzione nel senso più spesso, più profondo della parola. Questo dico singolarmente e collettivamente. Avete dato l'idea di un'operazione in profondità. E credo, ecco, che un pregio di questo lavoro sia legato all'editore, nel senso che c'è bisogno, per avere un impatto in una determinata cultura, di continuità, ma anche di creare delle costellazioni, creare delle cuffie, no? E questo è quello che state facendo, è quello che mi convince. Perché episodi anche magari importanti, ma che non si collocano nell'ordine della continuità, poi finiscono in qualche modo per evaporare o essere riassorbiti dal mainstream. No? Quindi questo credo sia un pregio importante che volevo sottolineare. E poi, ecco, sì, stasera si è molto parlato di ritardi, di un doppio ritardo, no? In Italia e in Francia.
ci sono dei farmaci che nella loro definizione etichetta portano la dicitura retard. Che vuol dire retard? Perché rilasciano le sostanze attive su tempi lunghi, no? Mi piace pensare, insomma, che la sfortuna, la mancata recensione di Fortini durante la vita, no? E anche nell'immediato, dopo la scomparsa, però abbia come contrattare questo effetto retard nella cultura francese e italiana. Poi sì, per quanto riguarda l'Italia, Guido l'ha detto, lui sa bene che ha fatto parte del centro fin dall'inizio, che per esempio appunto il mancato meridiano è un episodio eloquente. C'era inizialmente un piano che si doveva a Mancaldo che comprendeva sia la poesia che la prosa, ma erano due antologie che dovevano essere curate da Giovanna Gronda, che poi è scomparsa. E però diciamo sul fatto della poesia non siamo riusciti a far sì che accompagnasse il meridiano della prosa. E quindi poi è uscito l'Oscar, ma non c'è stato tuttora un meridiano, ed è un grande rammarico per noi, insomma, questo effettivamente. Per quanto riguarda la letteratura franca cultura francese, sì, anche io sono d'accordo, cioè è la prima interlocutrice europea di Franco Fortini, no? Prima ancora di pubblicare le sue prime traduzioni, ci sono degli inediti da De Vigny, per esempio. E poi si dimentica facilmente che la prima traduzione pubblicata da Fortini è Encore Simple di Flaubert. No? Lui da vecchio poi diceva: ah, vabbè, quello era un episodio di un giovane snob che voleva, come dire, affermarsi misurandosi con il modello alla page in quel momento. Però poi subito dopo, diciamo nel 44-45, nella rivista che avete chiamato della Svizzera, del casino Svizzera, eccetera, sull'Avvenire dei lavoratori, non compaiono solo le prime poesie di Foglio di Via, ma anche traduzioni da Edoard. No? E c'è in particolare un'antologia che circolò all'epoca, no, 44-45, in Svizzera e Francia, che è ben nota, credo, in Francia, meno in Italia, insomma, L'Honneur de Poète. Ed è Filone a fare da tramite, Ignazio Filone a fare da tramite per questa antologia. Quello è un primo momento, la poesia della resistenza, no? Che ha a che fare anche con il surrealismo, che segna in particolare Fortini e anche Fortini Poeta. Un altro momento poi è quello invece a livello intellettuale, qui è stato accennato, non lo ripeto, la congiunzione tra Dumas e ragionamenti. No? Poi la grande amicizia con Morin, con Edgar Morin da una parte e dall'altra con Roland Barthes. Ha ricordato Guido la rottura sull'Algeria, ha detto che però in qualche modo questa ferita fu poi sanata perché l'amicizia era più profonda e tutte le volte che Roland Barthes veniva in Italia passava o da Via Legnano a Milano o a Bocca di Mare. Quindi diciamo c'è questo rapporto esistito, no? E quindi questo motivo in più per apprezzare il lavoro che aveva fatto, perché è stato in qualche modo, quindi ringrazio anche di questo. Infine, ecco, l'unica domanda che mi sento di fare, una sottolineatura che è una domanda, è che io credo che anche una difficoltà, ma una peculiarità della questione del Fortini risieda nell'attenzione all'oralità, questo elemento all'oralità. Per esempio, Sereni, il Servano, dice: ma Fortini scrive poesia come se avesse sempre davanti un pubblico. Ah, ecco, questo fa la differenza, no? Questo fa la differenza in una delle tante poesie di Passaggio con Serpente, però l'italiano come la mia lingua sonora, no? Dice, ecco, a questo livello, come la vedete, la traducibilità di Fortini, tenendo conto di questo elemento? In realtà credo che il problema a livello di Foglio di Via sia forse molto particolare perché c'è la dimensione di coralità per di più. E dunque c'è la costruzione, quello che diceva lei, di
fenomeno del res molto particolare, che ha una dimensione quasi teatrale. E loro non lo diranno perché sono modesti, però questa dimensione è forte nella loro traduzione. Volevo aggiungere due cose velocissime a quello che ha detto Luca Enzini. La prima è che sono colpito da quanto detto, a proposito, l'avete detto tutti e due, della traduzione come operazione culturale. Perché colpisce chi ama i poeti italiani del Novecento, il loro desiderio, direi quasi a ogni costo, di essere tradotto in Francia. E spesso in contesti assurdi, è proprio un tirarsi la zappa sui piedi, nel senso che non è perché tu sei tradotto in francese che entri nella poesia francese. Dunque, spesso loro, talmente onorati di essere tradotti nella lingua dei poeti che amavano, hanno fatto delle scelte editoriali sbagliatissime. D'accordo? Non lo dico con il senno di poi, lo dico perché se vedi, per esempio, no, il modo in cui si distribuiscono negli anni 60 e negli anni 70 i poeti, per esempio la scelta di Ungaretti e la scelta di Montale sono delle scelte perfette a livello editoriale, perché vanno da Gallimard, sono introdotto da Ponge, Ponge ha un ruolo molto importante presso Gallimard per la traduzione anche di Jacotet di Dolania. La seconda cosa che volevo dire è che è proprio un sistema di andata e ritorno, perché per Fortini, come per Zanzotto, è molto importante l'UA. Ora, per noi scrittori francesi oggi, l'UA è completamente dimenticato. È un poeta che non si legge mai se non le due o tre cose della Resistenza che leggi a scuola, magari Cicli del Pont Non, Liberté, eccetera, perché è una cosa che. Ora, adesso, grazie a Fortini e a Zanzotto, noi ci rimettiamo a leggere più avanti. No? Ed è una cosa bella, perché è proprio questo tradurre, è un'operazione culturale. Vari fortiniani in platea, varie generazioni, anzi ne approfitto mentre pensano a, così, a ringraziare anche il dottorato in filologia e critica che ha partecipato a questo incontro, cioè la professoressa Scosman che ne è la direttrice, e molti componenti di questo dottorato sono qui nel pubblico e se intervengono sono graditi, ma comunque li ringraziamo. Sì, una cosa su Eluard. Eluard aveva avuto una funzione importantissima per quella generazione di poeti italiani, perché era percepito come il poeta che, partendo da posizioni iniziali che in Italia erano interpretate come di allontanamento dalla realtà, perché i primi ad introdurre il surrealismo nel campo letterario italiano furono gli ermetici. Éluard era poi il poeta che, partendo da un vocabolario di stampo surrealista, aveva girato questo vocabolario, aveva fatto andare nella direzione dell'impegno politico, di un certo impegno politico, con una traiettoria che interessava a molti poeti italiani e che ispirò, peraltro, perlomeno si mosse parallelamente alla traiettoria di Quasimodo. Se Quasimodo ha vinto il premio Nobel nel 59, una delle decisioni che nel campo letterario italiano è stata, diciamo, percepita come più strana, è stato perché Quasimodo rappresentava colui che è partito da una posizione di rifiuto della realtà per fuga in un sovramondo poetico ad altissima densità metaforica, poi, durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la Resistenza, aveva cambiato codice, co cambiato poetica e si era messo a scrivere una poesia neorealista, nel senso che City ha dato a questo aggettivo, piena di impegno politico, con però elementi di quell'antico vocabolario d'origine e secondo una traiettoria che era parallela a quella degli UA.
che era poeta a cui si guardava come un modello, anche per questo mutamento. Quindi era, all'epoca se ne parlava molto, poi anche in Italia è completamente scomparso. Tra le vostre traduzioni, traduzione veramente di altissimo livello, a un certo momento la curiosità era: ma come tradurranno Di Porto Civitanova? Di Porto Civitanova in Foglio di Via è la poesia più leopardiana, carica di velature leopardiane, che gli italiani colgono. E chiaramente è quella, è tra le poesie più difficili da tradurre, perché appunto l'elemento quello che dicevate citando Berardinelli, cioè la densità, gli strati che ci sono nella poesia di Fortini, questi rivelano tutti, e ve la siete cavata egregiamente. Ecco, io leggerei Di Porto Civitanova in italiano e poi nella vostra traduzione, prego. Di Porto Civitanova. Quindi condusse il lungo, vaneggiare degli anni, che ora lieto era triste e sempre in mano, come un fanciullo mi volgeva. I tempi, passati, i tormentosi giorni, qui non mi dormono più. Nuova discende ogni immagine più quieta, e mi addormenta con soave suono. Ogni senso la musica continua, dell'onde e il fiato dell'opaco mare, che deserto scompare oltre il vento. E deserta è la riva. I pescatori hanno lasciato sulla ghiaia tutte le barche e sono andati con le ceste, colme di pesca, che brillò nel sole, bianco stamane. Ora alle antenne si lamenta il vento. A questa riva mi ritrovo, stanco, ma non deluso, povero. Ma basta che mi segga sul fianco di una barca, a riparo dell'aria. Sibilante, perché le mie misere, dimenticando il mio penoso andare, tra i volti umani, come un fanciullo quando oltre i miei colli aspettavo bramoso il primo raggio di sole, attendo ancora, ma senza affanno e solo mesto, un cielo, un lume, un volo, una speranza, qualche voce dall'opaco mare chiami. De Porto Civitanova. Ici m'a mené la longue divagation des années, qui tantôt joyeux, tantôt triste et toujours en vain, comme un enfant guidé. Les temps passés, les jours troublés, ici ne me font plus souffrir. Chaque image défile, nouvelle et paisible. La musique continue des vagues, endort chacun de mes sens avec son suave son et le souffle de la mer opaque. Qui déserte disparaît au-delà de la brume. Et déserte la rive. Les pêcheurs ont déposé sur les galets toutes les barques et sont partis avec les paniers pleins de la pêche qui brillait au soleil blanc ce matin. Maintenant, au verbe se lamente le vent. Je me retrouve sur cette rive, fatigué, mais pas déçu. Oh, il suffit que je m'assoie sur le côté d'une barque, à l'abri de l'air, sifflant, oubliant mes malheurs et mon pénible chemin parmi les visages humains, comme quand, enfant, au-delà de mes collines, je guettais avide le premier rayon de soleil, où j'attends encore, mais sans angoisse et juste triste, un signe, une lueur, un vol, un espoir, quelques voix qui de l'opaque mer m'appellent. Canto degli ultimi partigiani. Sulla soglia del ponte, le tessere degli impiccati, nell'acqua della fonte, la bava degli impiccati, sul lastrico del mercato, le mughe dei fucilati, sull'erba secca del prato, i denti dei fucilati. Mordere l'aria, mordere i sassi, la nostra carne non è più d'uomo. Mordere l'aria, mordere i sassi, il nostro cuore non è più d'uomo. Ma non si è letta negli occhi dei morti, e sulla terra faremo libertà. Ma hanno stretto i pugni dei morti, la giustizia che si farà. Chant des derniers partisans. Sur le parapet du pont, les têtes de pendus. Dans l'eau de la source,
la barbe de pendule. Sur le pavé du marché, les ongles des fusillés. Sur l'herbe sèche et le pré, les dents des fusillés. Mordre l'air, mordre les pierres, notre chair n'est plus d'homme. Mordre l'air, mordre les pierres, notre cœur n'est plus d'homme. Et nous l'avons lu dans les yeux des morts, et sur la terre, nous la construirons, la liberté, mais les poings des morts l'ont serré, la justice qui sera bonne. Vi ringraziamo ancora una volta anche per averci fatto sentire la voce di Fratino, la voce che lo rilascia in francese, un esercizio vertiginoso per una poeta appunto che è stata la sua ispirazione profonda, la lingua della traduzione, come ripete. Grazie, grazie a tutti, non so, è superfluo chiedere se ci sono ancora delle domande, penso di no. Ma se qualcuno volesse in extensi intervenire, se non è così vi ringrazio e vi aspettiamo per l'uscita delle prossime traduzioni fortiniane. Grazie, grazie a voi, grazie.